Amici sportivi, a tutti voi la più cordiale buonasera. Apriamo con il calcio e con la Lucchese. Impegnata, è il caso di dire, in questi giorni su più fronti. E quando diciamo più fronti non ci riferiamo solo al campo di gioco. Il servizio. Sarà, ma debuttare e farlo con una franca vittoria non è cosa da tutti. Del 3-1 sul Teramo ne può andar fiero Luciano Mularoni, vice di Lopez, che ha sostituito il tecnico romano nella prima delle due giornate di squalifica inflittegli nel dopoderby di Pisa. Mularoni è uno che la Lucchese, questa Lucchese, l'ha vista crescere dal primo giorno di ritiro a Gorfigliano, è sopravvissuta alla gestione Baldini. Chiaro che la sua è una soddisfazione quasi doppia. Mi fa piacere che mister Lopez mi stima, quindi ragioniamo sempre le cose insieme. E credo che questa squadra comincia a esprimere il proprio valore, quello vero, insomma, quindi sapevamo che prima o poi doveva venire fuori, e sta venendo fuori e speriamo di raccogliere il più possibile. Altro fronte aperto e caldo è legato alle prossime elezioni per la nomina del nuovo presidente della Lega Pro. Il numero uno rossonero, Andrea Bacci, che appoggerà Paolo Marcheschi, ha le idee piuttosto chiare. Questa credo che sia l'occasione. È l'occasione per la Lega Pro, ma l'occasione forse di dare il calcio d'inizio a un calcio diverso, a un'organizzazione diversa, a un sistema completamente diverso, con uomini diversi, con regole diverse, non per girare pagina ma per aprire forse un libro completamente diverso. Intanto è entrata nel vivo la preparazione della squadra, mercoledì e giovedì allenamento doppio in vista del derby di domenica prossimo alle 17.30 al Mannucci di Pontedera contro il Tutto Cuoio. Campo e avversari notoriamente ostici, ma la Lucchese, che abbiamo visto all'opera da un mese a questa parte, pare in grado di battere anche la tradizione negativa. Vi ricordo che di Lucchese parleremo domani sera, giovedì alle 21, con Curva Ovest, l'appuntamento dedicato ai rossoneri, il commento alla bella vittoria sul Teramo e le prospettive della trasferta sul campo del Tutto Cuoio di domenica. A proposito di Tutto Cuoio Lucchese, domenica ore 17.30 allo stadio Mannucci di Pontedera, la partita sarà diretta da Francesco Guccini di Albano Laziale. Gli assistenti saranno Luca Bianchini e Lorenzo Biasini di Cesena. Gli squalificati in Lega Pro Girone B, due giornate a Paoli dell'Ancona e all'allenatore Vivarini del Teramo, espulso domenica al Porta Elisa. Per una giornata sono stati fermati Zandrini dell'Aquila, Signorini del Rimini, Costantini Antonelli e Cocuzza del Savona, Monaco dell'Arezzo, Di Bari della Pistoiese, Porta Nuova del Siena. Vi ricordo che Jacopo Fanucchi della Lucchese rimane in diffida. Calcio dilettanti, l'Atletico Forte dei Marmi batte 5-1 la Fortis Camaiore, si qualifica per le semifinali della Coppa Provinciale dove affronterà la Torre Laghese. Nell'altra semifinale, avanti il Montuolo, nell'altro quarto di finale, avanti il Montuolo Nave che si è sbarazzato della Pieve San Paolo dopo i tempi supplementari e che adesso se la vedrà con il Siricagnana che ha battuto 2-0 il Sacro Cuore. Le semifinali si giocheranno nel prossimo anno, ovvero il 24 febbraio del 2016, in gara unica. Il basket, al Vasco Zappelli di Varignano, la squadra femminile di A2 della Sistemi Gestionali di Viareggio, ha battuto martedì sera l'Ariano Irpino, squadra della provincia di Avellino, con il punteggio di 69-58. Prova veramente importante di Federica Iannuzzi, che ha segnato 30 punti. Sabato alle 18.30 la squadra viareggina giocherà ancora in casa ospitando l'Empoli. Serata da dimenticare invece per le squadre lucchesi impegnate nella Serie C Silver maschile. Il centro minibasket Geonova di Coccio Piazza è uscito sconfitto a Livorno sul campo della Liburnia 90-82. Terza sconfitta consecutiva per i biancorossi, da segnalare 18 punti di De Falco. E non è andata meglio alla Libertas, al Palatagliate, la squadra di Romani è stata battuta 50-60 dall'Olimpia Legnaia. Prova decisamente sottotono, in questo caso della Libertas. Siamo al campionato di hockey su pista che ha vissuto martedì sera, ieri sera, l'undicesimo atto stagionale, l'undicesima giornata del girone di andata. CGC e Forte dei Marmi ci sono, lo ha ribadito l'andamento dell'undicesima giornata di andata del massimo campionato di hockey su pista, collocata dal calendario nella serata dell'Immacolata Concezione. Il compito più arduo, almeno sulla carta, aspettava i viareggini, che avevano vissuto una vigilia tribolata viste le notizie sullo stop di Mirko Bertolucci, uno dei loro uomini simbolo. Ma se c'è una cosa che non fa difetto alla squadra di Alessandro, l'altro Bertolucci, è il carattere e la grinta che può manifestare sempre in ampie dosi.
E così è stato anche nel big match con l'Amatori Lodi, sceso al Pala Barsacchi, fresco del primato in classifica. Ebbene, il centro non si è spaventato e ha piegato di misura 2-1 i Lombardi grazie ad una doppietta del sempre più convincente Geppi Selva. A pochi chilometri di distanza, al Palaforte, c'era molta curiosità per capire la capacità di reazione dei campioni d'Italia andati improvvisamente in crisi. I rossoblù hanno avuto una buona reazione d'orgoglio e, seppur soffrendo e non poco, sono riusciti a domare la resistenza di un Arcigno Monza, 6-3 il punteggio finale con doppietta di Pedro Gil, il fuoriclasse spagnolo in grado di far ripartire il Forte dei Marmi. Ma ciò che emerge dopo l'undicesima giornata è lo straordinario equilibrio, testimoniato da una classifica che vede le prime 7-8 squadre racchiuse in pochi punti. Ora comanda il Breganze, un'altra capolista, l'ennesima, ma può davvero succedere di tutto. Il Protone si è anche idealmente spezzato in due tronconi. Nel prossimo turno il calendario è favorevole al Forte dei Marmi, che riceverà il non irresistibile Giovinazzo. Più arduo il compito del CG Viareggio, di scena sulla difficile pista di Follonica. Il Breganze capolista riceverà il Valdagno in un derby, ma due giornate dalla fine del girone d'andata, il titolo di campione d'inverno è più che mai in bilico. Chiudiamo con il rugby, vittoria schiacciante dell'Under 16 dell'Union Versilia, che ha battuto 34-12 parità dell'Union Tirreno. Bella prova della squadra versiliese, attesa domenica dalla difficile trasferta sul campo dell'Elba. Intanto tre giocatori dell'Union Versilia, Tommaso Vendramini, Daniel Morotti e Andrea Raffa, sono stati convocati con la selezione toscana. Nulla da fare invece per l'Under 14, sconfitta nel triangolare che vedeva protagonisti anche i Titani Viareggio e l'Unigiano. E con questa notizia di rugby si chiude anche la pagina sportiva di questa serie. Io vi ringrazio per averci seguito fin qui e come sempre vi auguro un buon proseguimento di serata.